Amici e amiche della Big Family, ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Valentina, questo è il mio canale TB6 Knits. Benvenuti se non ci conosciamo ancora, bentornati se ci conosciamo già. Oggi, ragazzi, ragazze, parleremo del tempo della maglia. Prima puntata, subito dopo la sigla. Valentina, Valentina che cuce la lana, cuce la lana, cuce la lana. Cari amici, care amiche, benvenuti nel primo di due video un po' particolari. Ma prima di addentrarmi nel clou della situation, come dico sempre, mi raccomando, se ancora non siete iscritti al mio canale, iscrivetevi se vi fa piacere. Condividete il mio video con Gran Populo affinché la Big Family diventi sempre più bella e più grande. Mi farete davvero tanto tanto felice. Se poi volete seguirmi anche su Facebook, dove ho la pagina, anche il gruppo, su Instagram, dove trovate la mia vita quotidiana, e su TikTok, io sarò davvero molto molto contenta. Inoltre su Ravelry trovate anche tutti i miei pattern e i miei libri, e se ne volete acquistare qualcuno sarò davvero molto fortunata e quindi vi dico grazie fin da subito. Ma anche senza fare nulla di dispendioso, semplicemente un commento, un cuoricino, una condivisione che a voi non costano niente, a me veramente fanno tanto piacere e mi aiutano tantissimo nella mia crescita. Quindi grazie per quello che farete. Allora, ragazze, perché tempo della maglia puntata 1 innanzitutto? Farò due video su questo argomento perché ho ricevuto due commenti in due tempi diversi che sono però in un certo senso collegati, ovvero la maglia e il tempo. E quindi oggi parleremo del primo di questi commenti, ovvero il mondo della maglia corre come il mondo della moda? Naturalmente, dove moda noi intendiamo la moda che troviamo nei negozi. Più di una volta abbiamo trattato in un modo molto marginale questo tema, che però io trovo molto interessante e ho voluto dedicargli il primo appunto di questi due video. Il mondo della maglia non corre affatto come il mondo della moda, quello che troviamo nei negozi. Sappiamo bene che qua da noi, ma in ogni caso in tutto il mondo, ci sono le stagioni, no? Collezione primavera-estate 2023, collezione autunno-inverno 2023-2024, eccetera, eccetera. La moda corre, la moda si sviluppa, la moda cambia anche molto da un anno all'altro. Ci sono colori che dominano una stagione e l'anno dopo sono completamente fuori moda. Ci sono delle fogge dell'abbigliamento che un anno sono di moda e l'anno dopo sono assolutamente fuori moda. Questo non succede nel mondo della maglia. Ve ne sarete accorti anche voi, il mondo della maglia cambia molto più lentamente. Diciamo che da quando ho cominciato io a lavorare a maglie in maniera così intensa e quindi poi anche a disegnare i miei modelli, il mondo della maglia ha avuto un cambiamento, ma un cambiamento molto più lento, molto più dolce. Circa 10 anni fa andavano molto di moda le maniche a tre quarti aderenti, per esempio, oppure dei maglioncini che comunque erano fitted, ovvero più aderentini che segnavano le forme del corpo. Man mano questo si è evoluto e le maniche sono diventate sempre più larghe e più comode, anche per agevolare i movimenti, e i maglioni si sono andati sempre più allargando verso una vera e propria diffusione dappertutto del oversize. Questo oversize adesso sta leggermente rientrando. Le forme non sono più così esasperate, i volumi soprattutto non sono così esasperati. C'è sempre la comodità nel corpo e nelle maniche, ma le forme sono leggermente meno esagerate. Tutto questo però noi l'abbiamo visto cambiare veramente tanti anni, circa 10, e quindi possiamo dire che effettivamente il mondo della maglia ha dei cambiamenti molto molto più lenti rispetto a quello che è il mondo al di fuori del nostro. E questo io trovo che sia anche abbastanza naturale. Per lavorare un
maglione noi impieghiamo settimane, se non mesi, qualcuno di noi anche anni. Per cui l'ultima cosa che vorremmo è poi terminare questo maglione e renderci conto che è inevitabilmente passato di moda. Certo, naturalmente, se ci impieghiamo anni questo succederà. Però se ci impieghiamo mesi questo non dovrebbe succedere. E quindi se incominciamo un maglione a settembre, se noi lo vogliamo terminare anche a marzo, potremmo comunque cercare di usarlo non solamente a marzo di quell'anno, ma anche negli anni successivi. Questo perché c'è proprio una discrasia. Questi due mondi, il mondo diciamo reale della moda reale va ad una velocità e il mondo della maglia va su un binario completamente separato con una sua propria velocità. Io trovo che questo sia molto interessante perché è pur vero che poi noi indosseremo questi maglioni nella vita di tutti i giorni, ma è altrettanto vero che un maglione fatto a mano si distinguerà comunque rispetto ai maglioni comprati nel negozio, non solamente per l'uso di colori, di punti, di accostamenti, di volumi e comunque di una sartorialità che i maglioni comprati in negozio non hanno, ma appunto tutto questo lo distinguerà da un capo industriale. E quindi anche nei colori potremmo dire che non c'è una vera e propria moda dei colori, ci sono delle correnti. Allora c'è sempre la corrente sempreverde, che è quella dei neutri, per cui ci sono sempre tantissimi maglioni sviluppati nei toni naturali del beige, del panna, dell'avorio, del grigiolino, del marrone più o meno cammello, eccetera eccetera. E poi per esempio un po' di anni fa c'è stato il boom del giallo, ovunque noi guardassimo su Ravelry c'erano tantissimi maglioni gialli. Prima ancora c'era stato il boom del pink, per cui pink dappertutto. Però diciamo sono un po' delle meteore passeggere. Bene o male potremmo dire che oltre ai naturali che sono sempre di moda, neutri naturali, colori neutri naturali che sono sempre di moda, noi potremmo sicuramente trovare un po' tutti i colori, e questo io lo trovo molto bello, molto democratico, perché più o meno potremmo trovare il colore che è più adatto a noi a seconda della nostra carnagione, della nostra palette. Non dovremmo disperarci perché quest'anno va di moda il blu e noi stiamo bene solamente con colori caldi. Per esempio, se noi apriamo Ravelry troviamo più o meno tutti i colori e potremo scegliere a piacimento. Dovremmo dire anche un'altra piccola cosa, che non di rado la moda di massa, la moda anche delle sfilate, si è poi ispirata a maglioni fatti a mano. Tempo fa, per esempio, i maglioni Ferail sono stati, come dire, saccheggiati da una nota casa di moda e li abbiamo visti sulle passerelle. La stessa cosa succede anche all'incontrario, per cui molto spesso vediamo sulle passerelle dei maglioni davvero molto estrosi e creativi che vengono poi reinterpretati nella moda a maglia che troviamo per esempio indipendente su Ravelry. Insomma, i due mondi hanno comunque delle contaminazioni, delle suggestioni, delle ispirazioni l'uno con l'altro, e questo io lo trovo davvero molto molto interessante. Voi che cosa ne pensate? Siete d'accordo con quello che ho detto? Vorreste aggiungere qualcosa? Qualcosa che magari avete notato, qualcosa sul quale vorreste approfondire? Perché io adesso smetto di parlare, corro a sferruzzare e invito anche voi a fare altrettanto. Se avete quindi qualche commento, scrivetelo qua sotto. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!